Poi vediamo quasi tutti i giorni adesso, no? Mangiate, Sky. Eccoci, buongiorno. Buongiorno. Aveva definito a Roma Chievo la partita più difficile della stagione e in effetti si è rivelata una partita complicata, difficile. Come definisce oggi Torino-Roma? Spero come una bella partita, perché quando gioca a Torino c'è sempre spettacolo, è una squadra che segna gol, che prende gol anche, però per il calcio e per la gente nello stadio, per gli spettatori, è una squadra che gioca e che gioca bene. Si sta giustamente celebrando, non solo in Italia, ma anche un po' in giro per l'Europa, questo record di vittorie della Roma. Lei ritiene oggi ancora Juve e Napoli le due favorite per lo scudetto? Ritiene che abbiano sempre qualcosa in più rispetto alla Roma? Va bene che gli altri fanno questo con il record, festeggiano il record, va bene, così noi siamo tranquilli dentro Trigoria. Guardo solo i numeri, 8 vittorie, un pareggio, una sconfitta dopo 10 partite, è un ritmo di capolista, è un ritmo di scudetto. Buongiorno mister, eccomi qua. È la prima volta in questo campionato che cambia per squalifica la coppia di centrali difensivi. È una particolarità che la preoccupa? L'eventuale scelta del sostituto di Burdisso può essere affrontata come gli altri cambi o in quel settore ci sono maggiori attenzioni? Più di attenzione in questo settore che in altro settore. Non è un problema che Lucas sia squalificato. Forse è una buona cosa per lui per riposare un po'. E abbiamo Nicolò Tiso che entra domani è Boca. Il suo cellulare festeggia l'entrata di Nico Curtis. Viene dall'Argentina, m'hanno chiamato subito da Baires. No, entrerà un giocatore di alto livello, con molta esperienza e sono molto contento che lui può giocare perché lo merita. Si allena come io non ho mai visto un giocatore allenarsi, con molta professionista, è un professionista molto buono. Giocatore che è sempre pronto a entrare. Grazie. Ma di sera il Corriere della Sera. Buongiorno. Buongiorno. Devo chiedere, lei non l'ha vista, no, Fiorentina-Napoli? No. Però Sì. su un discorso regolamentare. Nel passato, per esempio, mi ricordo Mourinho, ci fu una grandissima polemica perché due suoi giocatori, Casillas e Sergio Ramos, presero apposta un'ammonizione per saltare la partita dopo, che non contava nulla, ed essere pronti per invece Non aiutare. vedo E questo è regolare. riguardo No, no, no. da lei da questa domanda. Questo è regolare. Ok. Si può fare. Magari lo farà anche lei, chi lo sa. E invece Cuadrado, che non simula, chiaramente non simula, salta la prossima partita. Cioè, secondo lei è logico che tu possa far saltare un giocatore apposta danneggiando l'avversario comunque, e invece tu non possa avere una prova televisiva che ti... Cioè, il rigore non si può ridare, chiaro, ma l'espulsione? Allora, una buona domanda. Normalmente non parlo di tutte queste cose, delle altre squadre, ancora di più quando un arbitro ha fatto una cosa, ha deciso una cosa, è così e va bene, è il calcio. Però esiste in Francia una commissione video per queste cose.
anche quando succede un, non lo so, un fallo importante, può essere contro il giocatore, però può essere anche per il giocatore. È vero che per me, lo dico, non è normale che Cuadrado non gioca la prossima partita. Durante la partita non cambia niente. L'allenatore si sbaglia, il giocatore si sbaglia, l'arbitro può sbagliare, non è un problema. Però penso che sì, la regola deve cambiare e sì, c'è la possibilità di una commissione video per aiutare dopo le partite a che la cosa sia più giusta possibile, sarà molto meglio sicuro. Grazie. Il giornale. Buongiorno Salvo. Buongiorno. Volevo chiederle temi di più di questa partita del Torino: la forza del Torino, le assenze che avete voi sicure, quelle Totti e Castan, oppure il fatto di aver avuto solo due giorni per recuperare dalla partita precedente? No, niente, tutto può succedere in questa gara, però io penso che speriamo molto meglio quando vinciamo, perché la testa è importante, il gruppo va bene, sicuro che oggi faremo attenzione durante l'allenamento per non avere un infortunio, però no, io sono contento di giocare questa gara contro il Torino, che è veramente una buona squadra che vale ancora più della classifica sua, ma quando giochiamo così e vinciamo, penso ai giocatori, anche io, siamo contenti di giocare ogni tre giorni, meglio che per loro, per i giocatori, meglio che allenarsi sicuro. Ma saremo pronti, domani. Terrazza Repubblica. Buongiorno. Buongiorno. Lei dice in pratica dove non arrivano le gambe arriva la testa, però la Roma un'altra volta dovrà giocare dopo le sue rivali, le sue dirette rivali. Può essere un peso psicologico questo? Ma penso che no, perché per il momento abbiamo visto che non è né un vantaggio né un svantaggio. Dobbiamo essere solo concentrati sulla nostra gara, non fa niente i risultati degli altri. Quando vinciamo non dipendiamo dagli altri, e questa cosa deve rimanere e rimanerà solo se continuiamo la nostra serie, che sarà la nostra ambizione domani, che sappiamo che sarà duro, ma non cambia niente, siamo ambiziosi e abbiamo fiducia in noi e vedremo, speriamo che la migliore squadra vincerà domani e che la migliore squadra sarà la Roma. Zuccherini, Gazzetta dello Sport. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo chiederle un giudizio sulla prestazione di Vlahovic contro il Chievo e se magari il ragazzo soffre un po' il fatto che ogni volta che gioca da titolare non è mai riuscito a segnare, sempre segnato da subentrato. No, è casuale che sta questa cosa, non dimentico che già ha segnato tre gol. All'inizio ha giocato pochi minuti perché lui ha avuto problemi. Adesso lui è bene fisicamente, lui è un giocatore del talento, può essere decisivo, può fare assist, può fare gol, abbiamo bisogno di lui tutta la stagione, ancora di più perché abbiamo due attaccanti che non possono giocare, ma Ademi è importante, come Marco Borghi è importante, come Flores, come Marchino, come forse i due giovani. E Gianluca Carrai, perché vedrà un
momento per loro per aiutare la squadra, forse domani tutti devono essere pronti e Adem è pronto nella sua testa, perché lui è giovane, però lui sa prendere responsabilità nel gioco e lo ha fatto bene anche a Udine quando nel secondo tempo e lo stesso contro Chievo. Angelisti, il Corriere dello Sport. Buongiorno. Tu dici giustamente che i record in sé non contano niente, però i giocatori sono esseri umani, quando sono lì a portare con l'obiettivo a portata di mano vogliono raggiungerlo, e questo è sicuramente un peso psicologico anche. Si è visto anche nel 2006 quando la Roma fece le 11 vittorie consecutive, la partita finale forse era la più facile ma fu quella poi più faticosa. Tu hai notato qualcosa di diverso fatte le 10 vittorie, in positivo o in negativo, nell'atteggiamento della squadra? In positivo sicuramente, l'atteggiamento della squadra è ogni volta ancora più forte sul fatto che è nostra serie e vogliamo tutti insieme che dura lo più lungo possibile. E penso che non è un peso, è un aiuto, un'aiuta psicologica. Perché così non abbiamo bisogno di pensare alla prossima gara in casa o qualcosa. Siamo solo concentrati su questa gara del Torino e forse dopo il record italiano si arriva al record europeo. Tra di noi non serve a niente, ma può essere una cosa psicologica importante anche per il gruppo. Mendi, il tempo. Buongiorno. Buongiorno. Ieri è stata rimandata l'amichevole in Indonesia al prossimo anno. Io volevo sapere se è contento di poter lavorare tranquillamente durante la prossima sosta di campionato. Grazie. No, oggi va bene, rispondo. Può essere una cosa importante per il club sicuro, anche forse per l'esperienza dei giocatori, anche la mia. Però come abbiamo fortunati, come il viaggio non è per me un viaggio ottimo, preferisco che abbiamo tempo per organizzare tutto per la prossima stagione e sarà meglio andare di là con il capitano, no? Che lui è il faro della squadra, è l'uomo chiave che il mondo conosce, e andare in Indonesia senza il capitano per me non ha senso, per questo che è una buona cosa che abbiamo preso questa decisione. Ma sarà un viaggio interessante, però meglio l'anno prossimo. Astrid, radio. Salve. Prima della gara col Chievo aveva detto che aveva visto due gare un po' in calo della Roma, poi dopo la gara col Chievo ha detto che in effetti l'aveva detta questa cosa per spronare i giocatori, per darsi stimolo. È vero. Perfetto. Mi collego a questo per chiederle della preparazione. È stato spesso affrontato questo argomento. Vorrei che lei lo riaffrontasse ancora una volta per essere ancora più chiari. Nel senso, la Roma ha effettuato una preparazione, e lei è molto esperto in questo ovviamente, per partire a razzo velocemente, oppure non è così, è una partenza normale dovuta comunque ad una preparazione fatta in un certo modo. Ci può richiarire il concetto preparazione in modo da capire se la Roma in questo momento sta sfruttando una molla, una potenza iniziale che poi va rigestita cammin facendo? Grazie. Non è il momento di parlare di questa cosa perché parliamo solo della gara e può prendere troppo tempo per parlare di questa cosa. Possiamo parlare, non so, durante la sosta di questa cosa. Quello che è più importante è che la squadra sia bene sul piano fisico, per il momento lo è. Fa 3 mesi, no, che lavoriamo e per il momento
visto una squadra che forse si migliora ancora di più partite dopo partite e tempo dopo tempo, perché non è casuale che abbiamo segnati tanti gol nel secondo tempo. La sola cosa che mi preoccupa, già l'ho detto, che ho meno soluzioni davanti. E, per esempio, quando entra Marco Guerriero, quando entra Jajic, che non hanno giocato molto, molto tempo dall'inizio delle partite, loro hanno bisogno di competizione, di gare, ma è difficile giocare tre gare da fila a 90 minuti per uno che manca un po' di ritmo di competizione, non so se sono chiaro. E questa mi preoccupa di più sul piano fisico. Io per questa cosa che dico che sarà il momento per Gianluca Caprari e Federico Ricci di aiutare la squadra. A Udinese era impossibile, no? Di fare entrare un giovane 10 contro 11 durante 30 minuti, e contro il Chievo abbiamo bisogno anche di esperienza, ma arriverà il momento per loro. È solo questa cosa che mi preoccupa, gli altri vanno bene, sono bene, abbiamo visto Tolosis giocare benissimo, Dodò è pronto sul piano fisico, anche Marchino hanno aiutato la squadra, hanno lavorato tanto perché arriva il gol dopo 65 minuti, è quasi lo stesso dall'inizio della stagione, l'11 che gioca da primi dall'inizio della gara lavora tanto che quando entrano gli altri il frutto, no? Il frutto arriva per la squadra. Facciamo l'ultima, loro sono le 10. Buongiorno Garcia. Buongiorno. Faccio una domanda che non c'entra niente con la partita, esclusivamente risulti lei, su Garcia allenatore. Quando lei è arrivato qui non era molto conosciuto, adesso invece è esattamente il contrario, è difficile trovare qualcuno in Italia, anche in Europa, che non lo conosca. Mi chiedo se lei considera questa esperienza importante esclusivamente anche per la sua carriera, nel senso se considera che ci possono essere dei club importanti che già magari hanno messo gli occhi addosso e che possa essere un trampolino di lancio per il suo futuro. Se lei almeno ha pensato a questo. Allora, questa cosa del trampolino non esiste mai nella mia testa. Dico questo perché in Francia hanno detto questa cosa, che sono passato solo un anno a Lyon e dopo sono andato a Lille. Però sono rimasto 5 anni a Dijon, sono rimasto 5 anni a Lille. Io sono uno che lavora in un club, come se la mia carriera sia sempre in questo club. Io faccio sempre lo stesso, io sono qui, sono bene, vedremo come succederà la stagione, ma di tutta parte sarà un'esperienza molto, molto interessante, con molta passione. Solo questo. Scusa, solo sapere. Le condizioni. Mister, se non abbiamo parlato in conferenza stampa, se poteva aggiornarci su Giardino, se sta bene. Quando sono arrivato qui alla conferenza era lui a fare una risonanza. Devo parlare con il dottore per vedere come è, se va bene, se allena, se c'è un rischio, non lo prendo. Grazie. A tutti. Grazie, ciao.